Colorare la pasta di zucchero è molto semplice, quello che ci vuole è del colorante alimentare in gel. Ecco, che è così. Poi uno stecchino e c'è chi usa anche dei guanti in lattice per non sporcarsi le mani. Io invece sono fatta un poco male, però non mi piacciono i guanti in lattice e anzi mi piace proprio sia perché no anche sporcarmi di colore non lo so, e avere quel contatto con la pasta di zucchero. Comunque ognuno fa quello che vuole. Allora, infilzo lo stecchino con della pasta da zucchero e inizio ad impastare. Ecco, è un poco rosa, ma lo voglio un poco più scuro. Quindi ne metto ancora. E si impasta fino a quando non abbiamo un colore uniforme. La pasta di zucchero è diventata sempre più scura. Comunque sì, questo è il colore che volevo io. Quindi come vedete è semplicissimo colorare la pasta di zucchero. Ci vuole solo un poco di pazienza perché si deve mettere un poco alla volta finché non diventi del colore che voi volete. Sì, io mi sono andata a lavare le mani, però non sono neanche più tanto colorate. Non